Qui riporto alcuni approfondimenti per vedere come si passa dalle quantità espresse in funzione della lunghezza d'onda a quelle espresse in funzione della frequenza e viceversa. Per esempio, conoscendo la radianza in funzione della frequenza, come si fa a esprimere la radianza in funzione della lunghezza d'onda? E viceversa. Qua, per esempio, partiamo dalla radianza espressa in lunghezza d'onda con le due costanti empiriche C1 e C2. Ricordiamo che lunghezza d'onda e frequenza sono legate in modo tale che il prodotto è la velocità della luce nel vuoto. Quindi la lunghezza d'onda, che compare nella nostra formula di partenza, va espressa attraverso la frequenza, con la formula inversa di questa. Quindi al posto di lambda andiamo a sostituire C su ni, sia in questo lambda qui che in quest'altro. E otteniamo questa espressione, ma non è finita qui, se no sarebbe troppo facile. Infatti quello che deve essere uguale è queste due espressioni qua. Infatti questa è l'energia che viene messa al secondo per unità di superficie in questa banda molto stretta di lunghezze d'onda e deve essere uguale alla quantità di energia sempre messa al secondo e per unità di superficie nella stessa banda di prima ma espressa in frequenze, quindi dΩ. Il differenziale della lunghezza d'onda si ottiene dalla formula questa che abbiamo visto prima, facendo il differenziale di questa funzione, quindi meno c su ni quadrato per dΩ. Il modulo, che compare anche qui, ha il significato che al crescere della lunghezza d'onda diminuisce la frequenza, quindi verrebbe, se non mettiamo il modulo, verrebbe per esempio un intervallo di lunghezza d'onda che cresce, le lunghezze d'onda crescono, ma l'intervallo invece analogo, corrispondente con le frequenze sarebbe negativo, perché le frequenze diminuiscono. Quindi non è bastato sostituire lambda uguale C su ni nella formula, ma dobbiamo uguagliare queste due quantità. Quindi partiamo dalla radianza specifica in funzione della lunghezza d'onda, moltiplichiamo per d lambda e andiamo poi a sostituire le espressioni dalla lunghezza d'onda alla frequenza. Quindi R lambda ci mettiamo questa funzione qua, ma d lambda ci mettiamo quest'altra. Ed ecco qua infatti i due pezzi, questo è il primo pezzo e questo è il secondo. E svolgendo i calcoli abbiamo questa espressione qua, in cui questa è l'espressione della radianza specifica espressa attraverso le frequenze, che è questa espressione che ho scritto prima, dove A e B sono queste due costanti, quindi la costante C1 diviso la velocità della luce alla quarta e la costante C2 diviso la velocità della luce A e B. Nel secondo esempio invece voglio esprimere la densità di energia dentro la cavità isoterma, densità espressa in funzione della frequenza, attraverso invece l'espressione della densità di energia spaziale espressa in funzione della lunghezza d'onda. Stavolta ricaviamo la frequenza come C su lambda e il differenziale della frequenza in funzione del differenziale della lunghezza d'onda. Poi andiamo a sostituire questa espressione C su lambda al posto di questa frequenza al quadrato. E otteniamo questa espressione, ma non è finita qui perché anche in questo caso noi dobbiamo moltiplicare l'espressione iniziale per dΩ. Ecco qua infatti uni dΩ, moltiplicando quindi questa espressione per quest'altra in modulo. Ed ecco qui infatti i due pezzi, 1 e 2, e svolgendo i calcoli abbiamo uni dΩ uguale u lambda de lambda, dove u lambda è questa espressione qua, che va come 1 su lambda alla quarta. Questa densità di energia spaziale in funzione della lunghezza d'onda l'ho riportata qui tra parentesi. Quindi ho riscritto la legge di Wien, di Rayleigh-Jeans, espressa in funzione delle lunghezze d'onda e si vede che Rayleigh-Jeans funziona bene alle grandi lunghezze d'onda dove lo spettro di corpo nero, quello vero, questo sperimentale di colore nero, va come 1 su lambda alla quarta, eccolo qui. Mentre invece la legge di Wien funziona peggio, la legge di Wien prevede 1 su lambda alla quinta, questo pezzo qua. Invece la legge di Wien funziona bene alle basse piccole lunghezze d'onda dove c'è la parte esponenziale, cioè la seconda parte della formula, a dominare in questo tratto.